siamo già collegati con Paolo Pacchioni. La Juve questa sera, lo sappiamo tutti, deve insomma vincere per forza. Cosa si respira allo stadio, Paolo? Ciao amici miei, buonasera. Ciao a tutti dallo Juventus Stadium. Beh, c'è la voglia di vincere sicuramente, c'è la convinzione del fatto che l'Olympiacos sulla carta almeno sia un avversario assolutamente abbordabile, c'è curiosità per capire come si comporterà la Juventus senza Gonzalo Higuaín, perché come nel derby Higuaín è fuori per scelta tecnica, nel derby la Juve ha vinto 4-0, insomma una bocciatura non da poco per Higuaín. Giocherà Mandzukic da centravanti. Allora, io la butto lì su Higuaín. Io dico che se tu sei un giocatore strapagato come Higuaín devi essere sempre al top della forma. Se l'allenatore ti lascia fuori non puoi dire niente, puoi soltanto metterti ad allenarti di più e metterti in forma, anche perché nella partita precedente con Higuaín che è stato in panchina la Juventus ha vinto 4-0 il derby col Torino. Adesso io non ce l'ho presente, non ho visto foto recenti, ma è un po' ciccio, è un po' ingrassato? È un pochino sì, ma al di là di quello, sai, conta se tu fai gol o non fai gol. Non è che uno, cioè uno può essere anche grasso, anche Maradona aveva qualche chilo di troppo, ma comunque riusciva sempre a dare il meglio. Peraltro, voglio dire, non è che alla Juve non ci siano le alternative, quindi secondo me fa bene Allegri a fare così. È il 15° del primo tempo a Torino, ancora parità 0-0 fra Olimpio e Juventus e Olympiacos. Naturalmente sono i bianconeri che cercano di fare la partita, hanno già avuto qualche timida occasione, ma devono però stare attenti alla ripartenza dei greci. Poco fa occasione per Seba, che ha mandato alto da buona posizione dopo essere stato liberato da un errore in appoggio di Douglas Costa. In precedenza al 5° minuto Matuidi ha cercato la conclusione in spaccata sul lancio di Betancourt, ma non aveva agganciato il pallone. Poi all'8° gran controllo di Dybala al limite dell'area, ma tiro respinto dai giocatori della formazione greca. Adesso l'Olympiacos, che ha preso coraggio, prova a farsi vedere sul settore di sinistra ancora con Seba, il pallone all'indietro per Kutris, ma la difesa della Juventus è tutta chiusa e allora sono costretti quelli dell'Olympiacos a ripartire dalla terza linea. Si gioca da 15 minuti e 40 secondi a Torino, è parità 0-0 fra Juventus e Olympiacos. E attenzione per la Juve col colpo di destra di Sturaro, il pallone in calcio d'angolo, la parata di Silvio Pro, portiere belga di chiare origini italiane. Seconda parata del portiere dell'Olympiacos nel giro di un minuto. Poco fa, bellissima azione di quadrato sulla destra, dopo dribbling, gioco di gambe dal fondo, cross sul secondo palo, colpo di testa di Manzu che ci ha alzato in corner sul calcio d'angolo, colpo di testa di Sturaro, ancora calcio d'angolo. E adesso c'è Matuidi dalla bandierina di destra, parte il suo cross sul secondo palo, un pochino alta la palla che poi schizza forse fra le braccia del portiere prima che esca sul fondo. Dunque Juventus che ha sfiorato il gol in due occasioni, Olympiacos che non sta affatto sfigurando questa sera qui a Torino, anzi al 33° c'è stata una pericolosa azione dei greci chiusa poi da un tiro di piatto al volo di Figueiras con la palla fuori. Ma insomma la Juventus ci sembra forse si sta svegliando solo adesso. Quadrado in area di rigore, controllo, arriva all'altezza linea di fondo, i due su di lui, Quadrado spalle rivolte alla porta, chiusura di un difensore, pallone in calcio d'angolo. Ha dormito per mezz'ora la Juve, adesso sta cercando di svegliarsi e con pericolosità si è avvicinata alla porta degli avversari. Terzo calcio d'angolo nel giro di pochi istanti, Quadrado, tocco per Douglas Costa, tiro cross, pallone respinto e allontanano i difensori della Grecia. La Juventus con mezz'ora di ritardo è arrivata in campo e adesso sta mettendo le corde all'Olympiacos, ma attenzione anche al contropiede da parte dei greci con il pallone già dall'altra parte, chiusura all'ultimo istante di Barzagli. Attenzione Mandzukic, colpo di testa ancora parata da parte di Silvio Proto e adesso la Juventus sta finalmente alzando il ritmo delle sue giocate e sta mettendo in difficoltà l'Olympiacos che per mezz'ora ha tenuto lo 0-0 davvero senza affanni. Poi nella Juventus qualcuno si è svegliato, soprattutto Quadrado, e adesso i bianconeri nel giro di 3-4 minuti hanno già avuto diverse occasioni, questa ultima con Mandzukic, colpo di testa quasi a colpo sicuro, ancora molto bravo il portiere italo-belga dell'Olympiacos a mettere il pallone fuori dalla propria porta. 0-0 sempre, sono già 40 i minuti di gioco. Comunque insomma adesso finalmente la partita si sta svegliando. Beh, occhio sì, però, perché quando l'Olympiacos riparte con la Juve un po' sbilanciata si può andare in difficoltà. Attacca ancora la Juve, Douglas Costa a sinistra, parte cross verso il centro, Quadrado, Dybala piazza la palla, ancora Proto, grande intervento in volo plastico del portiere dell'Olympiacos, ma resta in attacco la Juventus sul settore di destra, Douglas Costa lato corto dell'area di rigore, doppio passo, cerca il fondo, parte cross la sua terra, autopalo incredibile, autopalo incredibile di un difensore che ha toccato il pallone in modo goffo
ed ha mandato la palla sul suo palo. Sai che autopalo è la prima volta che lo sento dire da che sono nato? Vedi che io sono arrivato apposta per inventare neologismi. Il corner per la Juve, Alessandro di testa, Matuidi, palla che resta lì, Mandzukic mischia furibonda, fallo in attacco, punizione difensiva per l'Olympiacos. Ma che bravo questo Silvio Proto, che comunque forse anche esaltato dal fatto di giocare contro la Juventus, cioè una squadra che fra gli italiani che vivono all'estero comunque è una sorta di mito, insomma evidentemente esaltato anche da questo, sta sfoderando veramente una grande prestazione, molto bella anche l'ultima parata. E poi c'è stato l'autopalo di Engels con la palla che appunto è stata deviata dal difensore dell'Olympiacos ma sul suo palo, e quindi i greci in questo finale si sono salvati. Io invece ti faccio una previsione su questa partita, ecco. Higuain, il grande escluso, il grande assente, Juve un po' in difficoltà nel primo tempo, bloccata sullo 0-0, secondo me entra Higuain e la decide lui. Paolo, ma è entrato Higuain o no? Non è entrato Higuain, no. Ma ha aumentato il suo riscaldamento e quando è arrivato sotto la curva c'è stato un boato da parte dei tifosi che quindi evidentemente stanno ancora dalla sua parte. Sì, perché quella previsione che abbiamo fatto sarà anche un pochino scontata, insomma un copione già scritto, però insomma un Higuain che entra e risolve una partita difficile per la Juve potrebbe davvero essere un epilogo interessante per questa sera. Intanto il secondo tempo è cominciato esattamente da 2 minuti, arriva Higuain pronto a entrare sul terreno di gioco, è il suo momento. Dopo 57 minuti sullo 0-0 si gioca la carta Higuain Massimiliano Allegri. In questo avvio di ripresa Douglas Costa ha avuto un'occasione su punizione, tiro potente, palla fuori di poco, peraltro il pallone ha sbattuto contro i cartelloni pubblicitari, poi ha ribalzato contro la rete dando a una parte dello stadio l'illusione ottica del gol. Dybala cerca il cross, viene respinto il suo tentativo, pallone però ancora in avanti per Matuidi, Betancourt scontro con un avversario, ancora Dybala in area di rigore, fallo in attacco e punizione in favore dell'Olympiacos che in contropiede ogni tanto si rende pericoloso. Al 12esimo errore di Pardo che non ha sfruttato un 3-2, tocca male il pallone, ne esce comunque un tiro di Seba con la palla alta, e questi applausi che sentite sono per l'ingresso in campo di Gonzalo Higuain, il grande escluso della vigilia, che adesso in quest'ultima mezz'ora proverà a risolvere una partita che per la Juve si è fatta difficile. Esce Cuadrado, siamo al 15esimo, 0-0 fra Juventus e Olympiacos nel secondo tempo. Insomma, questo avversario che sulla carta doveva sembrare più abbordabile mi sembra più ostico del previsto, eh? Assolutamente sì, è la classica storia della squadra, quella dell'Olympiacos che è in grande difficoltà, cambia allenatore che si è insediato l'altro ieri, quindi non è che abbia potuto tanto rivoluzionare la squadra, ma evidentemente ha saputo dare quella scossa importante, e questa è una squadra che sta tenendo bene lo 0-0 qui a Torino contro la Juve che cerca di attaccare, ma lo fa tendenzialmente in modo confuso, in modo precipitoso, tanti errori nelle appoggi da parte dei giocatori della Juve che si vede hanno voglia di andare a sbloccare questa partita. Anche Higuain poco fa, che evidentemente è ancora più motivato degli altri, è andato a lottare con veemenza sul pallone a centrocampo, però poi manca la precisione proprio là vicino all'area di rigore, e un uomo che stasera sta deludendo parecchio è Paolo Dybala, che quasi mai è riuscito ad accendere la luce devastante nel campionato italiano, ma un po' timido fuori confine, pensate che in Champions non segna dal mese d'aprile, da quella bellissima partita che fece contro il Barcellona. Adesso prova ancora ad attaccare la Juventus, sempre 0-0 il risultato, c'è un buon pallone per Alessandro, lato corto di sinistra, cross da terra, Higuain, tiro, rete, eccolo qui, eccolo lì, proprio lui, incredibile, ma non tanto incredibile, in realtà prevedibile, Gonzalo Higuain va a segnare il gol che sblocca la partita e va a levare le castagne dal fuoco la Juventus, va a levare le castagne dal fuoco a Massimiliano Allegri che lo ha tenuto in panchina. Ma forse gli ha dato quella carica, quella grinta in più. E adesso Higuain si è avventato su questo pallone con grande veemenza. Un primo tiro respinto dalla piccola e poi il gol. 24esimo a Torino, Juventus 1, Olympiacos 0, ha segnato Higuain. Quella vecchia volpe di Paolo Pacchioni ci ha azzeccato. Vai Paolo a prendere la registrazione, valla a pigliare la registrazione. No, ma faccio di più. Adesso alla fine della partita mi dai i numeri buoni e li vado a giocare, perché sei questa capacità però di. Ma l'abbiamo detto. Era una trama abbastanza scontata, da film di terza classe. Ma però sai, non è mica vero, perché poi alla fine poteva entrare, deludere, e lì a quel punto sarebbe successo un disastro. Era scritto. Voi dite, ragazzi, io mi inchino di fronte alle vostre capacità. Ragazzi, mancano ancora 20 minuti, quindi bisogna naturalmente continuare a seguire questa partita. Però è entrato e ha segnato. Il difficile è sbloccato. Sì, soprattutto poi alla prima occasione, perché si era già presentato in area 2 volte, ma era stato anticipato. Appena toccato il pallone 2 volte, Higuain ha messo
dentro, perché sul cross che proveniva dalla sinistra, un cross basso, Higuain cerca un primo tentativo di conclusione dal limite dell'area piccola con la palla che viene respinta, poi però sul tapin ha scaricato veramente in rete con grande rabbia probabilmente anche quel pallone, eh sì, che ha dato il vantaggio alla Juventus. Higuain, palla dentro, Dybala, al rigore, Dybala, rete! 2-0, gol di Dybala su assist di Higuain. Eccoli qui gli uomini decisivi, 35esimo, 2-0 Juve. Sospiro di sollievo, sospirone insomma. Beh, perché sì, la partita si è messa bene a Torino. Sì, allora, adesso Paolo, a questo sì, punto sembra discesa, 2-0 all'83esimo. Peraltro, prima nella fretta di chiudere sul gol, c'è l'ultimo tocco che è di Mandzukic, perché c'è l'assist di Higuain, la palla per Dybala, il suo tiro, la palla viene quasi salvata, toccata da un difensore sulla linea di porta e lì arriva il tocco decisivo di Mandzukic, che veramente da 20 centimetri mette dentro. Il tiro era stato di Dybala, ma insomma il tocco decisivo è di Mario Mandzukic. Cambia poco, 2-0 per la Juve. L'Olympiacos ha dato il meglio di sé sullo 0-0, sì, perché quello era il grande obiettivo. Una volta preso gol si sono un pochino demoralizzati, sgretolati, e la superiorità tecnica della Juventus è emersa, però una superiorità che questa sera ha fatto piuttosto fatica a venire fuori, anche perché giocatori come Dybala, al di là dell'aver messo il piede nell'azione del raddoppio, insomma abbastanza deluso. Invece bell'impatto di Higuain, perché è entrato il primo pallone, ha fatto gol, poi ha avuto una buona occasione e poi ha avviato l'azione che ha portato al raddoppio. Quindi promosso Higuain, magari con questa situazione, con questa gestione, Allegri ha ridato vita, ha ridato un pochino di smalto a un giocatore che un pochino di smalto magari stava perdendo. La Juventus che ha vinto 2-0 la partita, sentite in sottofondo c'è già l'inno della Juventus, si festeggia dunque un successo che era nelle previsioni ma è stato più complicato del previsto da raggiungere, perché comunque per più di un'ora la partita è stata in equilibrio, poi è arrivato il fattore H. Gonzalo Higuain, tenuto in panchina per scelta tecnica per la seconda partita consecutiva, è entrato ed è stato decisivo. I suoi erano impantanati sullo 0-0 contro un buon Olympiacos. Gol di Higuain, partita sbloccata, a quel punto Juventus in velluto, peraltro Higuain che avvia l'azione di Dybala che porta poi al raddoppio di Mario Mandzukic. Dunque a Torino Juventus 2, Olympiacos 0, serviva una vittoria e una vittoria è arrivata. La Juventus si è rimessa in carreggiata per l'Europa e soprattutto credo che Allegri questa sera abbia ritrovato un giocatore che sarà molto molto importante nella stagione, il pipita Gonzalo Higuain. Juventus 2, Olympiacos 0.